Montepulciano d'Abruzzo è un vino che sta riconquistando la sua anima più popolare. Credo che questa sia la notizia importante che riguarda l'Abruzzo. L'Italia è chiamata di qui in poi, soprattutto nella comunicazione, a dare una testimonianza autentica e credo che così l'anima più popolare appunto del sud Italia, l'anima più popolare della nostra cucina, sia in prospettiva quella più moderna, quella più ficcante, quella più semplice da comunicare, perché credo che lì ci siano tutti i valori che noi riconosciamo come italiani e che troppe volte abbiamo tradito per promuovere i nostri vini in giro per il mondo. L'Abruzzo può fare anche una seconda lettura rispetto a questa identità, che è la lettura dei territori. Montepulciano d'Abruzzo cambia con i territori d'Abruzzo, quindi dalle colline teramane fino su, fino a Ofena, no? Ai territori più vicino ai monti, e credo che questa sia la seconda carta, no? Che può giocare. Un vino popolare, un vino elegante, un vino gastronomico soprattutto che si accompagna al cibo, credo che in questa chiave, appunto con l'autenticità di una testimonianza, l'Abruzzo possa diventare un sud inedito per il mondo, è un sud straordinario perché di nuovo, come un po' la cifra dell'Italia, si può fare un'esperienza cibo-vino complessa come si può fare solo in pochi paesi al mondo. In questo l'Italia credo che abbia un primato assoluto e in questo credo che l'Abruzzo abbia delle carte da giocare straordinarie. Una su tutte che io cito sempre: in Abruzzo ci sono gli agnelli più buoni del mondo. Non è una banalità, è un valore che credo vada portato come bagaglio appunto di un vino che è un alimento che ha accompagnato la tavola e che oggi riscopre questa radice contadina forte.